Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video del sabato. Come ho già detto, doveva essere un fact time, ma è un fact time nel senso vero del termine. Infatti oggi risponderò una volta per tutte, non risponderò mai più nemmeno nei commenti, a quelle che sono probabilmente le 5 domande più frequenti che mi capita di vedere e leggere nel canale. Quindi, bando alle ciance e cominciamo subito. La prima domanda che mi fate sempre è: perché il nickname Grivit? Grivit è semplicemente il mio nome, io mi chiamo Vittorio Grimaldi, è in realtà un nickname, anzi uno pseudonimo che ho ereditato. Poi se volete sapere questa storia, magari un giorno ve la dirò. Ne approfitto comunque per ripresentarmi: il mio nome è Vittorio, di cognome Grimaldi, vivo a Barletta, ho attualmente 25 anni, studio giurisprudenza e spero di finirli il prima possibile perché mi sono rotto le balle di dare esami. Un'altra domanda che mi fate spessissimo, ignorando che sul canale c'è scritto nel banner quando escono i video escono il giovedì e il sabato alle 15. Il giovedì escono quelli che considero i video regolari del canale, il sabato escono i video un po' più brevi, un po' più sbrigativi, che faccio appunto insieme a quelli del giovedì, e durano 5 minuti, anche se quelli di Scontri Mitologici durano molto di più, ma in realtà implicano un po' meno lavoro a livello di montaggio. Insomma, sono video un po' più leggeri da fare, da costruire, da montare, quindi li pubblico al sabato, quindi due volte a settimana, giovedì, sabato alle 15, a meno di ovvi imprevisti che possono capitare per motivi di salute, come ho avuto queste settimane, lavoro, eccetera, eccetera. Tali avvisi su rimandi e robe varie li trovate solo, spero soltanto, sulla pagina Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook, il link lo trovate in descrizione. Altra domanda che in realtà sembra quasi un'accusa ogni volta che la leggo sotto quasi tutti i video: ma hai dimenticato di dire quella cosa? Oppure, nella cultura popolare, hai dimenticato di accennare a quella serie TV, cartone animato, film, bla bla? No, non ho dimenticato. La maggior parte delle volte decido volontariamente di omettere nella parte generale del video alcune informazioni che magari appesantirebbero troppo il video, e nella parte di cultura popolare non inserisco le cose che non ho provato direttamente sulla mia pelle. Quindi se io trovo una lista di cultura popolare su internet, non la riporto tutto nei miei video, ma riporto solo quella con cui sono cresciuto. Tipo, ho visto i Gargoyles da bambino, nei Gargoyles c'è Odino, per esempio. Nel video su Odino dirò che Odino è presente nei Gargoyles, ma non dirò che è presente magari nel cartone animato X che non ho mai visto in vita mia. Altra domanda che mi fate spesso è: quando parlerai dell'argomento X o della mitologia X, vi ricordo che se lo fate senza un commento contestuale incorrete nella legge dei 10 mesi, quindi l'argomento che gli chiedete slitta di 10 mesi. Però quando parlerò di un argomento, la risposta è quando mi andrà, quando andrà a me, ma è una risposta parziale. Ultimamente mi state chiedendo una marea di argomenti di mitologie che magari sono davvero poco popolari e che io onestamente non conosco e non potrei conoscere per ovvie ragioni, visto che non mi posso informare di ogni possibile mitologia dell'universo. Mi sto studiando un sacco di libri, una marea di libri mi sto studiando, ne ho scaricati alcuni nuovi dall'iTunes Store, dallo store della Apple, ne ho avuti alcuni a Natale, me ne ha regalati un paio la mia ragazza. Sto studiando una marea di libri, ma datemi tempo per trovare informazioni su alcune particolari mitologie che io non conosco, per ovvie ragioni, visto che sono un essere umano. Non chiedete in continuazione, parla di questa o quella mitologia, perché comunque sarò io a scegliere, a decidere quando sarò pronto per parlare di una determinata mitologia. Se poi dite che faccio sempre le stesse mitologie, c'è da dire che quando sperimento mitologie nuove, la metà delle persone non vede quei video, quindi io devo pure puntare a fare dei video un po' più visti, non per niente, per far crescere un canale che di per sé ha scelto una tematica che non è popolarissima. Per concludere, quali libri, documenti vari utilizzi come fonte di questi video? Ve l'ho detto e ve lo ripeto ancora una volta, principalmente io per la scrittura dei video mi aiuto con internet per una questione di facilità. Comunque, diversi video fa in Miti Mediatici ho dato una lista di libri con annessi link Amazon per comprarli e robe varie, ve la riporterò qui in descrizione, andatevi a recuperare gli altri libri. Poi quando avrò finito di leggere gli altri libri che sto leggendo in questo periodo, vi linkerò anche quelli se li ritengo validi. Quindi per adesso mi raccomando, accontentatevi, tutte le informazioni le trovate sempre sotto i video e nei video passati.
Quindi io direi che per adesso è tutto, queste FAQ le ho finite, prendetele come un preambolo per lo speciale, noi ci vediamo giovedì prossimo con il video su Zeus. Per adesso è tutto, quindi buon fine settimana e bye!